Ciao ragazzi, per tutti gli amanti della Nutella che però non vogliono o non possono mangiarla, ho filmato la ricetta di una crema spalmabile con tanto cioccolato, proteine e una consistenza che sono sicura vi sorprenderà. La seconda ricetta invece è una perfetta merenda, anche da portarsi in giro. Noi siamo state ad esempio al lago di Tenno e abbiamo mangiato molto volentieri questi cioccolatini. Ragazzi, queste due ricette sono anche ottime per le persone allergiche alle nocciole. Se non l'avete ancora capito, al posto di nocciole useremo i ceci. E non spegnete questo video, per favore, perché vi garantisco che il sapore dei ceci non si percepisce. Se siete curiosi, mettetemi un mi piace, per favore, e partiamo subito con le ricette. Allora, ho testato queste ricette sia con i ceci in scatola che con i ceci cotti da me. Però ho notato che spesso i ceci in scatola sono molto salati, quindi io preferisco cuocerli da sola. Se fate come me, mettete in ammollo 70 g di ceci secchi. Dopo un ammollo di una notte, cuoceteli secondo le indicazioni che trovate sulla confezione. Mi raccomando, cuoceteli senza sale. Una volta cotti, scolate bene i ceci e trasferiteli su un recipiente che può andare in forno. Ed è nel forno che avviene la magia. I ceci diventano croccanti e sembrano quasi noccioline. Ragazzi, dico sembrano, non sto dicendo che sostituiscono completamente le nocciole. Tostare i ceci nel forno preriscaldato statico a 180-200 gradi per 25-30 minuti. Mentre i ceci si stanno raffreddando, sciogliete a bagnomaria 80 g di cioccolato fondente e lasciate raffreddare anche il cioccolato. Una volta raffreddati, trasferite i ceci in un frullatore. Aggiungete 160 g di latte d'avena oppure quello che preferite, un cucchiaino di vaniglia in polvere oppure un'altra spezia. Ora, prima di aggiungere il cioccolato, vi consiglio di frullare prima questi ingredienti. E ragazzi, vi dico già che la dolcezza della crema dipenderà dagli ingredienti che avete usato, quindi se avete usato il cioccolato fondente ad esempio al 70%, ovviamente la crema sarà più dolce. Io comunque vi consiglio di aggiungere il cioccolato, frullare il tutto, assaggiare la crema finale e poi eventualmente aggiungere il dolcificante. Vedrete che con queste dosi la crema sembrerà quasi troppo liquida, ma una volta messa in frigo, grazie al cioccolato, si solidificherà, quindi mi raccomando, non preoccupatevi se vedete che è venuta così liquida. Ed ecco il risultato finale, guardate che bella cosa che abbiamo fatto con soli 3-4 ingredienti. Questa cremina si conserva bene in frigo per 3-4 giorni, altrimenti se la fate in abbondanza potete metterla anche in freezer. Personalmente trovo che il pane fatto in casa e questa cremina sia una colazione perfetta perché oltre ai carboidrati abbiamo anche le proteine. Una volta messa in frigo la crema diventa un po' più solida, come vedete nel video, ma comunque molto molto facile da spalmare. Passiamo alla ricetta dei cioccolatini. Anche questi cioccolatini sono fatti principalmente con i ceci e anche qui non si percepiscono. La ricetta è molto semplice e potete personalizzarla come più vi piace. Anche in questo caso potete scegliere i ceci già cotti, quelli in lattina, oppure cuocere i ceci senza sale come ho fatto io. Se seguite il mio procedimento, basta che mettete in ammollo la notte prima 90 g di ceci, il giorno dopo li cuocete senza sale, li scolate bene e li tostate al forno a 180-200 gradi per 25-30 minuti. Per questi cioccolatini vi consiglio di usare un frullatore con la lama AS, quindi una volta che i ceci si sono raffreddati, trasferiteli nel frullatore. Aggiungete 2 cucchiai di burro di frutta secca, potete scegliere quello di nocciole, mandorle, oppure se siete allergici, tahina, oppure burro di semi di girasole o burro di cocco. Ora, visto che siamo in autunno, aggiungo anche 50 g di zucca cotta, ma è assolutamente opzionale. Ora aggiungete 70 g di cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. A questo punto frullate bene il tutto. Se vedete che fa tanta fatica a frullare, aggiungete un po' di latte vegetale, però mi raccomando, pochissimo perché non deve diventare una crema. Vedete, la consistenza deve essere bella compatta. Anche qui vale la stessa regola per il dolcificante. Assaggiate e se non siete soddisfatti aggiungete un dolcificante e frullate ancora. Quando il sapore vi soddisfa, formate i cioccolatini.
Una volta finito di formare i cioccolatini, potete farli della misura che preferite. Sciogliete 50 g di cioccolato fondente. Ora, uno alla volta, ricoprite ogni cioccolatino. Se il cioccolato fondente non dovesse bastarvi, scioglietene dell'altro. Una volta che tutti i cioccolatini sono ricoperti di cioccolato fondente, potete aggiungere le decorazioni che volete. Ad esempio, secondo me stanno molto bene i fiori secchi, la granella di nocciole, i semi, le fragole secche. Potete conservare i cioccolatini in frigo per 3-4 giorni oppure potete anche metterli in freezer. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e siccome non so che altre ricette vi piacerebbe vedere sul mio canale, mi raccomando lasciatemi un commento che mi impegnerò a realizzarle. Grazie ancora e alla prossima ricetta veggie!